Benvenuti nel nostro salotto politico, abbiamo il piacere di avere una candidata, Maria Francesca Imbaldi, è anche coordinatrice dell'area nord di Europa Verde. Benvenuta, si presenti come candidata, quali sono le sue candidature per queste elezioni comunali? Buongiorno, prima di tutto grazie di avermi invitata. Sì, sono candidata nell'area, nella municipalità 7 come capolista per la lista di Europa Verde e alla municipalità 6. La 7 è San Pietro Miano Secondigliano e la 6 barra San Giovanni Ponticelli. Quindi alle nostre spalle. Sì, sicuramente. Quindi siamo in zona. Allora, i motivi che l'hanno spinta ad una candidatura e poi prendere un coordinamento di un'area nord di Napoli che in realtà abbiamo un numero di abitanti rilevante. Allora, io sono da 2 anni commissario dell'area nord. In questo luogo, cioè in questi luoghi, su questi 15 comuni abbiamo messo in campo un lavoro di sinergia con il co-commissario che lavora con me, Salvatore Iavarone, e siamo riusciti a creare una squadra molto affiatata. E proprio da questa esperienza è nata la volontà di creare una sinergia con la città di Napoli, cioè fare in modo che i temi dell'agenda politica napoletana si sposassero con quelli del centro della provincia e della periferia, in linea con i presupposti e con i principi della città metropolitana. Da qui si è sviluppato il progetto che abbiamo messo in campo per gli amministrativi a Napoli. Allora, la lista partecipa a come candidato sindaco Manfredi. Perché specificavo questo? Perché in realtà ci sono varie anime in questa coalizione, no? Il ruolo che i Verdi potranno avere in questa coalizione in un progetto futuro. Allora, noi con Manfredi abbiamo condiviso un'agenda politica, sicuramente abbiamo parlato di temi che riguardano l'ambiente, ma in questo momento tutti sanno che Europa Verde si batte anche per i temi della legalità, che sono diventati, grazie a Francesco Emilio Borrelli, il nostro consigliere regionale, centro della nostra agenda politica. E in questo periodo, negli ultimi anni, come dicevo prima, abbiamo anche sviluppato un gruppo che si occupa di sport. Sport, istruzione e formazione. Sono temi che con Manfredi abbiamo condiviso pienamente. Ricordiamo che lui è stato rettore, pone l'accento sulla legalità e sulla formazione, quindi ne abbiamo potuto sposare i principi. Questi principi sposati sono anche i principi della sua vita, perché lei si interessa di sport a 360 gradi. Qual è la sua attività primaria? Io sono tecnico federale di ginnastica artistica, insegno praticamente ginnastica da una vita e la mia, come dico sempre, io sono divisa a metà tra il mio amore per lo sport e una naturale propensione per il sociale, perché poi sono anche educatore sportivo per i minori a rischio ed educatore di comunità. Le chiedevo questo perché a casa bisogna che i candidati cercano di far entrare ai futuri elettori quali sono veramente le loro propensioni, perché in una campagna elettorale che si parla sempre di programmi, però i programmi vengono attuati dalle persone, quindi se noi presentiamo il candidato nella maniera giusta forse facciamo un servizio sia al candidato ma sia a chi ci segue da casa, che il voto è sempre un fatto personale e di scelta. Allora, chi è che la conosce proprio bene? Dire votiamola senza problemi. Chi mi conosce proprio bene? Proprio bene, a livello personale, qualcuno che in realtà sa la sua anima e la sua capacità di poter fare politica. Nando Troisi. Bene, abbiamo citato un amico comune, Nando Troisi, che ci fa piacere citarlo anche con Casoria 2, meravigliosa iniziativa editoriale che si batte sempre per la verità, anche perché come me siamo dei giornalisti un po' atipici, diventiamo anche scomodi con gli amici, ma deve essere il nostro lavoro che ci impone delle regole ed è giusto citare Nando e la sua ottima testata, sempre al di là degli individualismi, ma sempre a favore della città di Casoli, città che meriterebbe senz'altro un futuro diverso. Me lo auguro proprio per la città e per i suoi cittadini. Torniamo a noi. Nando la conosce bene, ma al di là di chi la conosce, questo progetto politico che le ha detto io faccio politica da quando ero ragazzina, no? Sì. Da Napoli, lei come intende poterla ristrutturare? Perché io credo che abbia bisogno di una grande ristrutturazione. Allora, è ovvio che io pongo l'attenzione sui temi a me vicini. Io credo che la legalità si possa raggiungere soltanto creando senso civico, ponendo attenzione e accendendo un faro sul ruolo della genitorialità, delle madri, delle donne sole, lavorando in sinergia con le educative territoriali, perché è da lì che si può partire poi per accendere l'attenzione sui giovani, che sono in qualche modo il nostro futuro. Restituire priorità e centralità alla scuola, agli istituti scolastici, perché la devianza giovanile e le problematiche del disagio sociale si combattono soprattutto creando nei giovani una possibilità, un'alternativa, dando un faro.
Parliamo di devianza giovanile e parliamo di giovani che abbandonano la scuola. Secondo lei, quale potrebbe essere la soluzione da poter consigliare a chi in una classe vede man mano le assenze che continuano costantemente a presentarsi? Allora, l'offerta didattica qui a Napoli, ma in Italia in realtà molto spesso è ridotta ai minimi termini, questo perché anche i docenti non possono esprimersi appieno. Noi sappiamo bene che nelle grandi capitali europee la scuola diventa punto di riferimento non soltanto per la didattica, ma diventa anche centro di aggregazione. Le scuole sono aperte fino alle 18 di sera, creano una pluralità di contenuti e di offerte formative. E la prima cosa che dovremmo fare se vogliamo allontanare i ragazzi dalla strada è incuriosirli, appassionarli, fargli venire voglia di stare a scuola, perché la scuola dovrebbe essere luogo di cultura, luogo di aggregazione e non un mero libro dal quale apprendiamo informazioni sterili. La scuola dovrebbe essere la casa dei nostri ragazzi. Io sono stata cresciuta con questo presupposto e credo che su di me abbia fatto effetto. Io me lo auguro che questo possa avvenire anche in futuro. Emilio Borrelli, lo abbiamo citato più volte, legalità, col suo telefonino fa sempre delle dirette, ogni tanto ci incrociamo tra telecamere e telefonino, ma alla fine c'è un amore per la città. Certo. Io conosco Francesco da sempre, sono sempre stata vicina alle sue battaglie, seppur magari a volte in maniera diversa, perché l'espressione politica poi appartiene ad ognuno di noi e ognuno di noi si manifesta in maniera differente. Francesco è sicuramente innamorato della sua Napoli. E il suo grido è un grido di battaglia, ma è anche un grido di dolore e di volontà di cambiamento. E noi siamo tutti vicini a lui sicuramente. Una cosa che lui si batte è per i parcheggiatori abusivi. È una delle sue battaglie, bisogna dirlo, ma ce ne sono tante. Quella è una di quelle là dove lui si espone molto di più degli altri, perché molte volte rischia pure in prima persona, bisogna riconoscerlo. Ma al di là di quelle che sono le battaglie, il futuro di questa città, lei come lo vede? Ossia, lei parla di municipalità molto sofferte, ossia Barra San Giovanni sono state in questa amministrazione secondo me non messe al centro, perché la periferia è quella che ha sofferto di più di queste amministrazioni. Allora, la periferia ha sofferto dappertutto, perché in realtà anche lo stesso Vomero, anche la quinta municipalità, che è sempre stata fuori all'occhiello della città di Napoli, in questo momento verte in situazioni comunque non semplici. Decentrare il potere dell'amministrazione comunale e dare maggiore autonomia alle municipalità è fondamentale. A questo punto poi bisogna anche eleggere consiglieri che siano disposti ad impegnarsi per il territorio, perché la politica non dovrebbe essere la becera rincorsa alla poltrona, ma qualcosa di più, necessità di espressione, volontà di esserci e di contribuire per un futuro migliore. Bene, siamo alle conclusioni. Sì. Il suo appello al voto glielo faccio fare liberamente, in modo che lei può invitare le persone a poterla votare. Il mio appello al voto: chi mi conosce sa da sempre il mio impegno in tutte le battaglie che sono sociali e civili che hanno accompagnato la mia adolescenza durante il periodo delle campagne studentesche e che non sono mai terminate. Io credo fortemente che sport ed istruzione, riscatto ed inclusione possano essere la chiave di svolta per un cambiamento concreto nella nostra città. Riaccendere il faro sulle generazioni future, puntare sulla formazione intesa a 360 gradi nella sua massima accezione. Queste saranno le mie battaglie, la volontà di essere al fianco di tutti e soprattutto delle categorie meno abbienti, di essere a fianco alle madri sole e a quanti vogliono creare un futuro migliore per i loro figli, con lo spirito che mi ha sempre contraddistinto, battagliere e caparbia. Io ringrazio Maria Francesca Imbaldi e come tutti i nostri ospiti vi auguro le migliori fortune. La ringrazio.